4 giorni per una classifica da grandi, Pietracuta si conferma sempre più terza forza del torneo e dopo l'esploit di mercoledì con vittoria in casa dalla seconda in classifica gran amica si ripete al Bindi liquidando il Diegaro per 3-0. Da rivedere per i ragazzi di Fregnani tiri dagli 11 metri, ben 2 penalty sbagliati dai rossoblù di casa quest'oggi in maglia bianca. Arbitra la gara Cavallazzi della sezione di Lugo di Romagna coadiuvato da Proetto della sezione di Cesena e Bellavia della sezione di Faenza. Ne esce fuori un primo tempo da Camomilla nonostante la temperatura estiva decisamente più avvincente. La ripresa. Con l'immagine ci spostiamo già al primo minuto. Da punizione Diegaro manda la deviazione Zabre, forti e costretto al primo intervento del match. Dal conseguente corner Silla con colpire il pallone di testa, il pallone questa volta diviene facile preda per forti. Il Pietracuta replica all'undicesimo minuto quando Capitan Fratti, servito da Franciussi, stoppa la sfera, si gira tentando una conclusione sul secondo palo, pallone che si spegne al lato. Al minuto 40 la gara si sblocca, il solito Filippo Fabbri sfrutta al meglio un cross proveniente dalla sinistra e centrocampista pista sale in cielo e di testa batte Zarmacchi, 1-0 per il Pietracuta e il nono centro di stagione per il Cialanoglu della Valmarecchia. Nella ripresa inizia lo show dagli 11 metri del Pietracuta. Fabbri in posta, aprendo per Proverbio, il numero 11 una volta entrato in area di rigore viene spintonato da Tani. Il numero 7 non protesta, l'arbitro ben appostato indica il dischetto. Dagli 11 metri Cobra Fratti si lascia ipnotizzare da Zammarchi. Sulla ribattuta i Fregnani Boys non trovano il raddoppio. All'undicesimo il secondo penalty assegnato al Pietracuta, azione che parte da una rimessa battuta da Franciussi ed è proprio il numero 5 che con un dribbling efficace entra in area di rigore, trovando i piedi in corsa dell'altro numero 5 Maggi. L'arbitro anche in questo caso indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta questa volta Santoni che spara alle stelle. Come mai Pietracuta non segni dal dischetto? Prova a spiegarlo lo stesso tecnico Fregnani. Forse era per quello che non ce li davano. Abbiamo avuto 2 rigori fino adesso, oggi 2, ma su 4 ne abbiamo sbagliati 3, quindi forse sicuramente dobbiamo imparare. Lo stesso Santoni prova a riscattarsi quando dall'angolo di Lorusso stacca di testa, ma Zammarchi realizza una super paratona che merita il replay. Il Diegaro tira fuori l'orgoglio, Panzavolta mette in mezzo, acrobazia di Zabre, ma il pallone non inquadra il bersaglio. Piove sul bagnato per i rossoblù ospiti, Silla viene espulso per doppia ammonizione al minuto 80. Fregnani invece indovina l'ennesimo cambio di stagione, da Contadini parte l'azione del raddoppio, il centrocampista appoggia per Fabbri, non c'è spazio, altro appoggio per Santoni che allarga per Michelucci, altro neo entrato, pallone sporco che Zammarchi vede sbucare all'ultimo, a nulla serve il tocco con il guantone del pallone da parte del numero 1. Pietracuta 2, Diegaro 0. L'azione del Tris è tutta firmata dai cambi in corsa, Contadini mette al centro, velo di Cobo, gol di Michelucci per la personale doppietta, Pietracuta 3, Diegaro 0. Al primo di recupero l'uscita di Zarmacchi evita un passivo maggiore ai suoi, il Pietracuta trionfa per 3-0, ora i playoff non sono più un sogno.